Qualche giorno fa, una bambina con un'età di circa 9-10 anni ha commentato su Instagram facendo riferimento alla diva del tubo con un "ti trovo brutta". Queste parole banali, espressione semplicemente di un'opinione, non certo catalogabili come un insulto, in più pronunciate da una bimba, sono bastate per innescare l'apocalisse. La diva è una youtuber famosa per aver ricorso più volte alla chirurgia plastica. All'interno dei suoi video parla di argomenti quali moda, make-up o vlog relativi alla sua giornata, e le cui seguaci vengono chiamate divette. Prima di esternare un'opinione su un argomento, sapete che è mia consuetudine mostrare nei dettagli ogni sfumatura dell'episodio, affinché possiate anche voi formulare, in merito all'accaduto, un vostro pensiero da confrontare al mio. Come vi stavo spiegando, la diva del tubo ha prontamente replicato la bimba con un messaggio pacato e maturo, come si confà ad una donna dell'età della diva, cioè 34-35 anni. Ecco la sua replica: "Torna nella figa di tua madre, va, bambina di merda. Sei brutta come la fame, muori". In più ha invitato le varie divette a scagliarsi contro la bambina, rea di aver offeso una dea del tubo. Così, dopo una sequela di insulti suoi e delle sue seguaci, ai danni, ricordo, di una bambina di 9 anni, quando si è paventato il rischio di una denuncia da parte dei genitori della piccola, ecco che sono arrivate le sentite e sincere scuse della youtuber, che ora vi leggo. "Ragazzi, allora, io in tutta onestà, detto proprio sinceramente, non ho valutato che le mie affermazioni potessero suonare gravi, perché sono abituato a stare sul web, ne leggo di tutti i colori ogni giorno e non ho dato peso. Parlando con varie persone, però, mi è stato fatto notare che quelli che per me sono insulti normali potrebbero creare disagi ad una persona minore. E quindi vorrei dirvi che questa non era assolutamente mia intenzione. La mia intenzione era di vendicarmi sul momento e non ho nemmeno ragionato. Mi sono comportata come avrei fatto con una persona adulta, non dando peso. Mi scuso di questa cosa e soprattutto mi scuso con la ragazzina, che se non sbaglio si chiama Serena. Spero capiate che ho davvero agito con leggerezza e che, siccome io sono un po' sboccata e pesante negli insulti, ne è venuto fuori quello. Anche per la questione di mandare le mie fan, è una cosa che faccio spesso quando ricevo critiche, ma non ho valutato l'età. Non voglio giustificarmi, ma fare capire che non volevo creare danni, ma soltanto rispondere alla critica ricevuta. Rimango delle mie idee per quanto riguarda il resto, ma ci tenevo a dire che non è stato fatto con un intento di danneggiare, se non offendere nell'immediato botta e risposta, in quanto mi sono sentita offesa per l'insulto ricevuto a mia volta. Non pensavo nemmeno le cose che ho scritto, come non le penso nemmeno per gli haters adulti. È stato un eccesso di ira. Sono un'umana anch'io e all'ennesimo insulto sul mio aspetto ho sbroccato. Chiedo scusa, ma chiedo anche di essere tutti più educati sul web, perché io sono carnefice, ma anche vittima. Non avete idea degli insulti che mi arrivano ogni giorno. Io, nella mia vita, non ho mai insultato nessuno per prima. Mi sono sempre e solo difesa. A volte eccedo nella difesa. Di sicuro questa esperienza mi ha insegnato a regolarmi,
Ringrazio i miei amici e le divette che mi stanno vicini anche quando faccio cazzate. Sarebbero anche apprezzabili le scuse se sincere, particolare questo su cui è possibile nutrire qualche dubbio, visto che all'interno del messaggio, in maiuscolo, in quest'ordine, sono presenti quattro parole: assolutamente, non, chiedo, scusa, dislocate in maniera non sospetta all'interno del testo. A mio modo di vedere, è stata un'ulteriore dimostrazione di arroganza, questo giochetto con cui farsi bella, probabilmente agli occhi delle sue amiche virtuali. Infatti, al posto dei genitori della bambina, avrei proseguito con la denuncia. Ammettiamo comunque che il tutto sia stato fatto invece in buona fede. Detto in tutta onestà, senza voler essere offensivo, il resto del messaggio è una cagata pazzesca! È una cosa che fa spesso il mandare gli altri ad insultare chi espone una critica. Ragionate su questo punto. Vi sono persone che si fanno manipolare eseguendo gli ordini di chi, nel ruolo di mandante, chiede espressamente di insultare un altro. Si crea così una spirale di violenza verbale e di bullismo, perché non vi è altro modo per definirlo, in cui si cerca di sopprimere l'opinione altrui anche quando manifestata nei termini dell'opinione pacata. Mi dispiace, definitemi intransigente, ma non accetto chi, nel suo ruolo di personaggio suo malgrado popolare, sfrutta quel potere per zittire e calunniare gli altri, in particolare, ripeto, in un contesto totalmente inappropriato come quello che ha visto nella bambina la sfortunata protagonista barra vittima di questa crociata di esaltati. Se non si accettano le critiche, se non si ha la capacità di ignorarle o di affrontarle nei toni del dialogo, allora conviene togliersi dalla piattaforma. Direi che non vi altro da aggiungere. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa notizia. Un saluto, amici deviati, e mi raccomando, non permettetevi mai di esporre una critica alla diva del tubo, altrimenti poi vi ritroverete sommersi da uno sciame di divette. Ciao!